Come ben sappiamo, nel mese di dicembre 2022, alcuni degli esponenti dell'Unione Europea, tra cui la vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili, sono stati arrestati. Il motivo? Sono stati accusati di riciclaggio, corruzione e associazione a delinquere. Ma in tutto questo, cosa c'entra il Qatar? Semplice, il paese in cui si sono appena svolti i mondiali ha elargito grosse somme di denaro affinché in Parlamento venissero difesi i suoi interessi. La polizia ha infatti ritirato 1,5 milioni di euro. Oltre a Eva Kaili, gli altri arrestati sono Francesco Giorgi, assistente parlamentare e compagno della Kaili, l'ex deputato e attuale presidente di Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, e Niccolò Figà Talamanca, segretario della ONG No Peace Without Justice. In Italia, invece, sono stati arrestati Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, ovvero la moglie e la figlia di Pier Antonio Panzeri. Infatti, nella loro casa di Bergamo sono stati trovati 17.000 euro in contanti. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito il tutto come una fonte di estrema preoccupazione. Queste le parole della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Il Parlamento europeo è sotto attacco, la democrazia europea è sotto attacco e il nostro modo di essere società aperte, libere e democratiche è sotto attacco. La Metsola ha poi annunciato che la relazione sulla liberalizzazione dei permessi di soggiorno con Qatar e Kuwait è stata rinviata a una commissione successiva. Il Parlamento ha infine deciso di sospendere tutti i lavori col Qatar, come appunto la liberalizzazione dei permessi di soggiorno ai cittadini qatarioti. Molti aspetti della vicenda sono ancora oscuri, fanno sospettare che dietro ci sia ben altro e da diverso tempo. Tanti pensano che il denaro sequestrato non sia quello totale, ma che le cifre consistenti siano transitate su conti cifrati nei paradisi fiscali. Insomma, ne vedremo ancora delle belle.